Ed eccoci qua al secondo capitolo della storia delle religioni. Oggi parleremo delle religioni e il diciannovesimo secolo, il, no, sì, il positivismo e il materialismo. facciate cap ok a fronte del grande interesse nei confronti delle div diverse tradizioni religiose espresso dagli intellettuali romantici Karl Ottfried muller 1797 1840 con il suo... Prolegom prolegomena v l er einer wielfs kathlicken mitologie 1825 fotolina per la prima volta la necessità di sottoporre sia questo interesse sia il grande, mate, sia il grande materiale documenta, documentale via via raccolto dal, dall'Oriente a un rigoroso procedimento storico fondato sulla critica, sulla comparazione, sulla filo, filo, filologia. Ernest Ren Renan, 1823-1892, discepolo di Ed Edgar, Quent e famoso femitista femi e storico della cultura ebraica. In Etudes di Religiuse, 1957, ritiene che lo studio della storia delle religioni, delle religioni deve risultare privo della lettura te teologica e piuttosto venire affrontato secondo i modelli di indagine propos proposti dal posi positivis positivismo. Renan da orientazione. Orientalista, eredita anche l'idea pre prettamente romantica dell'India come luogo di origine di tutte le religioni. Nel, nel XIX secolo, giung, giungono, sì, giungono e si studiano in Europa testi come il Bhagavad di Iveda la, ves la, la Vesta si fonda a Parigi nel, no nel 1822 la Focette Fosce afiatique che pubblica il Journal afiatique si, avvi si avviano le discipline delle, delle Dell'egittologia, dell'orientalismo e delle etnografie, eccetera. In questo quadro. I primi studi vi è chi anticipa il periodo della, il, per, il, pericolo, il pericolo di una lettura con idee moderne del pensare antico. Fatto, fatto che può falsificare la ricerca storica e di e di diftor, i risultati fuftel de koulagef 1830-1889 nella cité antique 1864 ove ove pone la religione a fondamento della citt delle città antiche. Mette in, mette in guardia da questi pericoli ricordando che lo storico deve studiare esclusivamente i documenti emer emersi senza alcuna valuta valutazione fondata fu i pregiudizi o fu le idee moderne. Ludovic Feubank, 1804-1872, in Daf Veset der Religiones, L'Assenza della religione 1845, sostiene che la religione origina della o, la, sostiene che la religione origina della consapevolezza che gli uomini di di, di di consapevolezza degli uomini di dipendere da ciò che li circonda la natura e quindi l'imposta impos, l'impostazione scritta a cazzo di cane invece di scrivere impostazione ipostazione vabbè della stessa natura in in ente soprannaturale a cui offrire devozione e chiedere protezione non è Dio che crea la natura quanto piuttosto la natura che spinge gli uomini a inventare Dio anche Karl Marx 1818 1883 nelle sue opere indica la religione come creata dall'uomo per sopportare il peso della sua infelicità generata da una società fondata sullo sfruttamento, in particolar modo nella società capitalistica. La religione è quindi solo l'oppio dei popoli, eliminando la religione si costringono gli uomini a cercare quindi ottenere una felicità reale al posto di una immaginaria Devo un attimo. Mm. Burnett Taylor, 1832-1917, nel suo Primitive Culture, edito nel 1871, eredita dal romanticismo la ricerca delle origini delle religioni, che tuttavia non ne, non ne riscontra nel, nel sentimento intuizione, Dell'infinito dell quanto piuttosto da una concezione evolut evolutiva del credo religioso, la quale, la quale proceden procedendo dal più semplice, si sviluppa in termini di complessità. Lo studio olandese Cronelis. Petrus, che è 1830-1902, può essere considerato come iniziatore della scienza delle religioni. Egli, infatti, pubblica i primi veri e propri manuali di storia delle religioni. Vergeligende, Geshideis, Van. De Gpitesche N. En... Tutto in tedesco. Che cazzo di lingua è questa? N. Mesopotamische ten 1872. E. Gesiedeis van de Gosichten in de Oudeid tot. Op alexander del Grote 1876. <coughs> Secondo TL, tale disciplina dovrebbe essere denominata come irologia, scienza del sacro con due ambiti distinti, la ierografia che descrive le, le singole credenze religiose, la storia delle religioni, che, descri, che descrive lo sviluppo storico e i, ma, e, i, e i mutamenti delle credenze religiose, ma che. Ma che ha anche il compito di indicare le evoluzioni di queste credenze. Il fenomeno religioso di Thie è universale e in quanto tale non può avere origine storica, quanto piuttosto più psicologica. Esso consiste nel rapporto tra le potenze sovrumane in cui crede l'uomo ed egli stesso. E con la storia delle religioni. Oggi abbiamo concluso: domani approfondiremo l'argomento cristianesimo, anzi, prima approfondi approfondiamo da dove è nato il cristianesimo, cioè dall'ebraismo. Quindi parlerò prima ebraismo e poi cristianesimo. In poche parole, vi spiego come è morto Gesù Cristo. Ma già lo sappiamo, più o meno. Non tutti. Buona giornata a tutti.